Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal sapore di scrittura creativa. Oggi parleremo di come aggiustare una favola di merda e o un intreccio scassato. Per incominciare vi consiglio di fruire a bomba il podcast Dall'idea alla favola di fantascienza, in cui espongo una serie di procedure con cui elaborare almeno due favole più o meno diverse per sintetizzare due intrecci. Questo breve podcast è l'espansione del podcast precedente. Dunque, immaginiamo che siate in un caso sfigato e malaugurato in cui le due favole e i due intrecci che hanno riposato nel cassetto per 32 giorni non vi piacciono. In questo breve podcast proverò a discutere un paio di ottime procedure da seguire per aggiustare la vostra favola di merda con il suo intreccio scassato. Punto 1. Il primo nodo gordiano che voi dovrete sciogliere è cercare di capire perché dopo 32 giorni non siete stati capaci di elaborare due intrecci decenti. Normalmente avreste dovuto elaborare almeno due intrecci che vi sarebbero dovuti piacere in ugual misura. Se non ci siete riusciti, a mio avviso è perché probabilmente non leggete racconti di fantascienza a sufficienza, oppure perché la procedura di elaborazione della favola che avete scelto non è il meccanismo che scatena al meglio la vostra fantasia. Voi dovrete cercare di capire la ragione del perché le due favole generate vi appaiono come favole di merda e o perché i due intrecci che avete scritto vi sembrano delle narrazioni scassate. Una volta che avrete capito questo, avrete risolto il 50% dei vostri problemi. Se è perché leggete poco, vi basterà leggere un po' di più racconti di fantascienza e scrivere racconti con meno frequenza, attendendo sino a quando il vostro cervello non avrà incominciato a eruttare più e migliori idee. Se invece è questione che avete scelto una procedura di elaborazione del pensiero creativo che a voi non vi aggrada, oppure una procedura che non realizza al meglio il vostro potenziale creativo, ecco, saprete che vi basterà solo cambiare gli schemi di pensiero creativo per elaborare altro che sarà qualitativamente migliore. Punto successivo che dovrete decidere voi è se è davvero conveniente continuare ad investire altro tempo su una merda di favola con un intreccio scassato. Io vi consiglio di prendere carta e penna e scrivere le ragioni del perché a vostro avviso sarebbe meglio cercare di modificare la favola e o aggiustare l'intreccio. Poi dovete scrivere le ragioni del perché a vostro avviso è meglio che buttiate tutto nel cesso per elaborare una nuova favola ex novo con un racconto di fantascienza. Dopo che avrete scritto questo giudizio, riponete il foglio nel cassetto per un paio di giorni, poi tiratelo fuori e decidete. A questo punto avrete questa matrice di possibilità. 1. Se leggete poco e il meccanismo che avete usato per elaborare le favole a voi piace, ecco, attenzione, c'è l'alto rischio che il racconto che scriverete sarà probabilmente un cesso. Se già non vi piace a voi il racconto, di cui ne dovrete ancora programmare la scrittura, perché mai poi il racconto potrà piacere ad altri? 2. Leggete poco e il meccanismo per elaborare favole non vi aggrada. Ecco, la migliore cosa da fare è cestinare e procrastinare la scrittura del racconto. Questa è ovviamente, a mio avviso, una scelta saggia. Non siete ancora pronti per scrivere racconti, non scoraggiatevi, lo sarete tra poco, continuando a leggere racconti di fantascienza. 3. Sapete che la procedura che avete usato per elaborare le favole a voi piace, sapete che state leggendo abbastanza racconti in cuor vostro. Sì, in effetti, rileggendo a mente fredda le due favole, nessuna delle due è proprio una merda di favola e l'intreccio che avete elaborato, ecco, vi pare solo un po' scassato.
Il tutto però è conforme con il messaggio esplicito o implicito che vorrete comunicare al lettore. Ok, potrete provare ad aggiustare la favola riparando l'intreccio. 4. Sapete che il meccanismo che avete usato per elaborare favole non libera la vostra piena fantasia. Sapete in cuor vostro che state leggendo abbastanza di fantascienza. Sì, obiettivamente cestinare tutte è un'ottima idea. Elaborerete due nuove favole ex novo usando una procedura creativa dall'idea alla favola di Ardis e Fee, che sarà diversa da quella che avete precedentemente usato. Andrete come treni, sicuramente elaborerete due nuove ottime favole con due ottimi intrecci. Ok, adesso veniamo alla seconda parte del podcast, che è relativo alla procedura per patchare, aggiustare, ossia una favola e un intreccio. Come cazzo si aggiusta una favola ed un intreccio in un racconto di fantascienza? Usate il retelling del viaggio dell'eroe, ma 1. Tagliate tutti i personaggi ed ambienti che non servono al viaggio dell'eroe. 2. Non introducete il punto di chiamata, ma A. Piazzate il protagonista già nella merda sino ai capelli, in mezzo alla battaglia finale. B. Fate un cliffhanger ed un flashback, e poi nel minor numero di parole possibile, con qualche tipo di plot, di personaggi o pensieri, spiegate come cazzo c'è finito il protagonista nel casino in cui l'avete messo. C. Terminate il racconto con un bel plot d'azione, torturando in modo infinito il protagonista con lotte, scontri e ferite. Poi chiudete il racconto con un esito positivo o negativo per il protagonista. Ok, lo so, sarà l'ennesimo racconto di fantascienza nel solco del viaggio dell'eroe. Probabilmente non sarà un racconto brutto, ma non sarà niente di speciale. Insomma, un racconto senza infamia e senza lode. Forse a qualche lettore piacerà il vostro racconto, ad altri lettori il vostro racconto forse non piacerà. Comunque la mettiate, voi siete in una botte di ferro, i lettori che avrete contattato in copyleft non avranno niente di cui rimproverarvi. Non saranno delusi, non avendo i lettori pagato danari per leggere i vostri PDF in Creative Commons. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.